Cari ragazzi, ancora un filmato. Questo mese di maggio, in questo giorno in cui in Italia e anche in altre parti del mondo riprendono tante attività, si può girare di più, si può andare di più, ma davvero al di là di questo noi vogliamo continuare a camminare e a pregare perché questo tempo ci migliori. Al di là della fatica e della sofferenza che c'è stata, ci migliori. Ci rende più buoni, ci rende più capaci di donarci agli altri, di pensare agli altri, di rendere bella la nostra vita e bello il mondo, perché questo tempo ci ha fermato per dirci questo, in questo mondo qualcosa che non va, anche voi ragazzi, soprattutto voi, potete fare delle cose stupende per renderlo migliore. Allora, un abbraccio a tutti, a presto e adesso ancora la parola alle vostre catechiste. Buona giornata a tutti. Ciao ragazzi, ciao a tutti. Vi voglio mandare un saluto e un forte abbraccio, un abbraccio a distanza e dirvi che davvero vi penso e spero più presto di ritrovarci insieme, anche per riprendere insieme il cammino verso la cresima, che vedremo quando sarà, ma presto potremo rivederci. Nel frattempo vi abbraccio forte e davvero vi penso sereni. Forza e coraggio, ci troveremo presto. Ciao, ciao, ciao! Ciao a tutti i bambini del gruppo di terza, vi penso e mi mancate tanto, mi mancano i nostri incontri di catechismo del lunedì, spero che ci rivedremo presto e saluto voi e le vostre famiglie. Ciao, ciao! Ciao ragazzi, ho tanta voglia di rivedervi, di riabbracciarvi, anche perché adesso ho riacquistato l'uso del braccio, per fortuna. Come potete vedere, vi mandiamo ogni tanto delle piccole pillole di catechismo che è bello poter fare con i genitori in casa, delle attività, delle preghiere, un modo per stare insieme e per fare catechismo insieme alla vostra famiglia. Ci rivedremo prestissimo. Il fatto che non ci siamo potuti vedere in questi tempi non vuol dire che non vi pensiamo. E quindi un saluto a voi e a tutte le vostre famiglie e non vedo l'ora di riabbracciarvi presto. Ciao! Ciao ragazzi, vi mando un grossissimo abbraccio nell'impossibilità di vederci personalmente. Mi mancate, anzi ci mancate, però so che tutto questo periodo passerà in fretta e ci ritroveremo sicuramente più forti e più uniti di prima. Vi voglio lasciare con una frase che a me piace tantissimo e dice così. Abbiamo bisogno di tre cose semplici nella vita: qualcosa da fare, qualcuno da amare e qualcosa in cui sperare. E noi speriamo di poterci riabbracciare. Vi mando un grosso bacione. Ciao! Ciao ragazzi, siamo ancora qua nella impossibilità di fare l'incontro di catechismo. Però pazienza, anche questo passerà e ricordiamoci che con l'aiuto del Signore tutto sarà più semplice, eh? Da questa esperienza abbiamo forse imparato magari a essere un po' più riflessivi, a pregare un pochino di più, perché ricordatevi pure che comunque prima dell'arcobaleno viene sempre la pioggia, eh? Comunque ho proprio tanta voglia di rivedervi. Vi auguro una buona domenica e mi raccomando, buon proseguimento e un saluto a tutti. Ciao ciao!